processione del Venerdì Santo, partita dalla chiesa dell'Arciconfraternita della Morte. Nella notte porta i simboli dei misteri dolorosi. I penitenti reggono faticosamente sulle spalle il peso dei peccati. Ma intorno alla deposizione fioriscono come gigli le lampade che illuminano di speranza la pena della madre. Incappucciati nelle tenebre, gli uomini scopriranno gli occhi alle campane della resurrezione. Esperimenti a bordo di una portaerei. Premendo un bottone si aziona la nuova catapulta a vapore che lancia per intanto un pontone alla velocità di 180 km l'ora. In pratica, anziché pontoni da 18 tonnellate, il nuovo dispositivo lancerà i pesanti reattori da caccia e da bombardamento. Il sottosegretario Castelli e il generale Raffaelli incontriamo all'aeroporto dell'Urbe uno dei due elicotteri che verranno consegnati alle guardie di finanza. La recluta volante dà subito un saggio delle sue capacità, ma gli esperti conoscono già che servizi potrà rendere come sentinella di frontiera e apparecchio di soccorso. Dalla Carlinga avvistiamo sul campo anche l'ammiraglio Ferreri e il generale Liuzzi. A bordo è salito il generale Rostagno. Era il miglior modo di prendere in consegna gli elicotteri a nome del corpo che egli comanda. Resti del cinema Rio. Un incendio provocato dallo scoppio di una caldaia l'ha incenerito in 3 minuti. I ministri, l'ambasciatore italiano, la famiglia reale rendono omaggio alle 38 vittime, tra cui 14 italiani. Pace eterna per i trapassati da un giorno di vacanza al riposo per sempre. Nei resti carbonizzati, le mamme hanno subito identificato i loro 22 bambini morti. Non avrebbero mai chiesto questo tributo di autorità dietro feretri della loro gente, i siciliani, i calabresi, i pugliesi, venuti qui per lavorare.